esteri, continua l'offensiva ucraina in Russia dopo Kursk, bombe sul Belgorod che dichiara lo stato di emergenza. In Medio Oriente Israele minaccia, se Hezbollah attacca modificheremo il confine. Eurostat nel secondo trimestre, PIL dell'Eurozona al più 0,3%, il tasso di occupazione sale di 2 decimali, peggio delle attese la produzione industriale, in calo a giugno del 3,9% annuo. Allarme incendi in Grecia, aiuti in arrivo dall'Unione Europea, dall'Italia squadre dei vigili del fuoco giunte a Igoumenitsa a bordo della nave Europa Link del gruppo Grimaldi. Turismo, 15 milioni le presenze in Italia per il ponte di Ferragosto per un fatturato di 3,7 miliardi, italiano il 56% dei viaggiatori, il tasso di occupazione delle strutture ricettive supera il 90%. Caldo killer, oltre 47.000 i morti nel 2023, uno su quattro in Italia. Oggi nel nostro paese allerta rossa per 22 città. Domani traffico da bollino rosso per il grande esodo del 15 agosto. Buonasera. Non si arresta l'offensiva ucraina in Russia. Nella notte 4 missili e 117 droni sono stati abbattuti dalle difese aeree di Mosca, una rappresaglia che ha portato il Cremlino a ridistribuire le truppe da Kaliningrad a Kursk, presa di mira anche la regione del Belgorod, che a seguito dei numerosi bombardamenti ha dichiarato lo stato di emergenza. Stiamo facendo ulteriori progressi in Russia, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando: abbiamo catturato più di 100 militari russi, parole che hanno scosso Mosca. Kiev ha avuto carta bianca dall'Occidente per colpire Kursk, ha tuonato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. E le tensioni non si placano nemmeno in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute di Gaza, sono quasi 40.000 le persone finora uccise nella striscia. Un dato che alla vigilia dei colloqui di Doha per un cessate il fuoco getta ancora più agitazione sull'esito delle trattative. A tal proposito, nessun passo indietro da parte di Hamas, che ha confermato che non parteciperà ai negoziati. Assente anche l'Iran, che ieri aveva invece ipotizzato di prendervi parte. Intanto la minaccia di un inasprimento del conflitto tra Israele e il Libano sembra rinvigorirsi. Se Hezbollah attacca, ridefiniremo i confini, ha avvertito Tel Aviv. Svolta nel giallo sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che trasportavano la maggior parte del gas russo verso l'Europa e che vennero gravemente danneggiati nel settembre 2022. Le esplosioni sottomarine provocarono enormi fughe di gas e contribuirono a peggiorare la già complicata relazione tra Mosca e Kiev. È stato reso noto oggi che dopo mesi di ricerche e indagini senza esito, la Germania a giugno ha emesso un mandato di arresto europeo contro Volodymyr Zuravlov, 44enne ucraino residente in Polonia, fuggito tuttavia nel frattempo in Ucraina prima di poter essere arrestato. Ora una serie di dati macroeconomici che riguardano l'Eurozona. In base alla stima dell'Eurostat, nel secondo trimestre del 2024 il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. Nello stesso periodo il tasso di occupati è aumentato dello 0,2%, più o meno in linea con il più 0,3% del periodo tra gennaio e marzo. Segnali negativi giungono ancora invece dalla produzione industriale, che a giugno registra un decremento del 3,9% su base annua, facendo ben peggio del meno 2,9% stimato dalle attese. Torniamo in Italia. Genova ricorda le vittime del crollo del ponte Morandi. Si è tenuta questa mattina nella radura della memoria sotto al viadotto San Giorgio la cerimonia di commemorazione a 6 anni esatti dalla tragedia che costò la vita a 43 persone. Presenti tra gli altri il sindaco di Genova Marco Bucci e il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. È attesa per l'11 settembre la ripresa del maxi processo che vede 58 imputati e 170 udienze effettuate. Le responsabilità devono essere definitivamente accertate, ha dichiarato in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella. La tempestiva ricostruzione del ponte non costituisce attenuante per quanto accaduto.
Passiamo al turismo. Per il ponte di Ferragosto sono attese nel nostro paese 14,8 milioni di presenze per un giro di affari di 3,7 miliardi. Buona la quota di italiani che rappresenta il 56% dei viaggiatori, ma per aggiudicarsi un posto al sole bisogna fare presto. Sono poche le camere ancora disponibili. Risulta infatti già prenotato il 91% dell'offerta disponibile, circa un punto in più rispetto al 2023, mentre il dato sale addirittura al 95% nelle località marine. Tornando a parlare di spese, saranno i turisti stranieri a spendere di più, intorno ai 2 miliardi, a pesare sulle tasche dei viaggiatori oltre confine, soprattutto i rincari dei biglietti aerei. E il trasporto sarà come sempre grande protagonista dell'estate italiana. Già da oggi pomeriggio su strade e autostrade nazionali sono stati registrati flussi di traffico da bollino rosso. Il costante aumento di veicoli interesserà in particolar modo la giornata di domani, soprattutto in prossimità delle località balneari e nelle sere di sabato 17 e domenica 18, quando il traffico intenso sarà in direzione dei grandi centri urbani. Bagagli pronti dunque, ma vediamo ora invece come nasce la tradizione della festività del Ferragosto. Per i cattolici il 15 agosto è il giorno della festa dell'Assunta, è un giorno di precetto in cui cioè fedeli hanno l'obbligo di partecipare alla messa. Molti paesi, tra cui l'Italia, lo riconoscono come festivo. In questo giorno si celebra l'Assunzione al cielo della Madonna, anche se la festività si innesta su una tradizione che risale all'antica Roma, precedente al cattolicesimo. La parola deriva dalle ferie Augusti, il riposo di Augusto, festività indetta dall'imperatore Ottaviano nel 18 a.C. per consentire, al termine dei lavori agricoli, un periodo di riposo a chi aveva partecipato al raccolto. Queste ferie cadevano all'inizio del mese e per molti secoli il Ferragosto fu celebrato il 1 di agosto, fino a quando, nell'alto Medioevo, la Chiesa non ha fatto sua la tradizione e spostato la festa al 15 del mese, per far coinciderla con la solennità dell'Assunzione. In Italia il Ferragosto è diventato quello che conosciamo durante il fascismo. Decisiva l'istituzione nel 1931 dei cosiddetti treni speciali celeri per i servizi festivi popolari. I treni popolari di Ferragosto venivano usati per organizzare gite con prezzi molto scontati, inizialmente limitate alla terza classe. L'iniziativa permise a molte famiglie di raggiungere località turistiche mai visitate prima, contribuendo così alla nascita del turismo di massa. Diamo ora un'occhiata alle condizioni meteo. Il Ferragosto in arrivo si preannuncia ancora bollente su tutto il territorio nazionale a causa di un robusto anticiclone di matrice africana che da giorni domina il bacino del Mediterraneo. Oggi ben 22 città da bollino rosso, mentre domani saranno 21. Tuttavia una tregua dal caldo anomalo sembra essere dietro l'angolo. Già da ieri Piemonte e Lombardia sono state sferzate da temporali e grandine, un break che da venerdì interesserà gran parte del centro-nord, mentre al sud si assisterà ad un calo delle temperature. Il caldo torrido che da settimane sta investendo l'Italia non fa altro che alimentare l'emergenza incendi. Secondo Copernicus, il nostro paese è primo in Europa per numero di roghi, 254 quelli registrati da inizio anno, ma il dato relativo alla superficie bruciata risulta invece più contenuto rispetto ad altri stati, anche grazie alla tempestività degli interventi di spegnimento. Intanto continua a bruciare la Grecia, nonostante il grande incendio che minacciava Atene nei giorni scorsi sia stato domato, sono ancora molti i focolai sparsi attivi. In questi giorni numerosi aiuti sono stati inviati nell'Attica da 6 paesi, tra cui l'Italia, coinvolto anche il mondo Alice. Il contingente italiano dei Vigili del Fuoco è infatti giunto a Igoumenitsa a bordo della nave Europa Link del gruppo Grimaldi. E continuiamo a parlare di ambiente, mari e laghi italiani sempre più inquinati. Secondo la campagna Goletta Verde di Legambiente, il 36% dei campioni d'acqua raccolti negli ultimi 2 mesi e mezzo ha presentato valori oltre il limite. Le aree più critiche sono le foci di fiumi, torrenti e altri corsi d'acqua, mentre in generale le principali minacce per i mari e i bacini lacustri del nostro paese sono rappresentate da cattiva depurazione, carichi abusivi, siccità, crisi climatica e la tropicalizzazione del Mediterraneo.
Parliamo ora di porti. La DSP del Mar Tirreno settentrionale ha chiuso il primo semestre dell'anno con un aumento dei traffici complessivi pari al 2,8% annuo. Ottima la performance dei rotabili che con 343.000 unità sbarcate e imbarcate nei tre scali di riferimento hanno registrato una crescita dell'8,3%, crescita che per il solo porto di Livorno si traduce invece in un più 6,7%. Nello scalo labronico, buono l'andamento anche per il traffico di passeggeri su traghetti, saliti nei primi sei mesi dell'anno di oltre 7 punti percentuali. Intanto è tempo di bilancio anche negli scali della DSP del Mar Tirreno centro-settentrionale, che ha invece archiviato il primo semestre con una movimentazione complessiva delle merci in calo del 10,5% annuo. In controtendenza, i dati del traffico legato all'automotive nel porto di Civitavecchia, con oltre 92.000 auto in polizza movimentate, i primi sei mesi dell'anno hanno segnato una crescita del 6%. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'ascolto, appuntamento a venerdì, buon proseguimento di serata e buon Ferragosto.